Cari amici di Radio Maria, buona domenica a tutti, che la luce di Cristo risorto illumini le vostre menti e il suo amore riscaldi i vostri cuori. In questo giorno di domenica, che è il giorno della risurrezione, eleviamo gli occhi al cielo, che è la meta a cui dobbiamo tendere. Nel cielo, come ha detto la Madonna, non c'è l'odio, non c'è la sofferenza, c'è la gioia. Cari amici, il Vangelo di oggi è la continuazione di quella di domenica prossima, di scorsa. Vi ricordate che Gesù aveva mandato gli apostoli a due per annunciare il Vangelo nei villaggi dove Gesù stava per arrivare. E dopo la fatica di questa evangelizzazione, gli apostoli ritornano a Gesù e Gesù li porta in un luogo deserto, cioè prendono le barche, attraversano il lago, vadono in un luogo dove non c'è nessuno e li voli intorno a sé perché raccontino le loro esperienze e perché dicano anche quello, i loro successi e le loro anche delusioni. Gesù li ascolta e questo, cari amici, è una cosa che dobbiamo pensare quanto è importante. Soprattutto per noi sacerdoti, ma anche per tutti i laici. Cioè, la nostra evangelizzazione deve partire da Gesù, deve prolungare Gesù, deve portare Gesù alle anime. Ma dopo l'evangelizzazione abbiamo bisogno di un tempo di riposo del cuore, di riposo dell'anima, abbiamo bisogno di ritornare a Gesù per confrontarci con Lui, per migliorare e per vedere cosa possiamo fare di meglio. E Gesù li ascolta e questo ritiro degli apostoli con Gesù è diventato, diciamo, un modo di essere nella Chiesa, i ritiri spirituali, che sono necessari per tutti, nei quali ricomporre, ricostruire la nostra vita interiore insieme al Signore. Nel frattempo, cari amici, la gente prende le barche, come al solito, attraversa il lago e va a cercare Gesù. E arriva in massa e è instancabile nel cercare il Signore. Noi ci domandiamo, ma insomma, che cosa cerca il popolo, la gente semplice, i lavoratori, i pescatori, gli agricoltori, cosa cerca da Gesù? Noi pensiamo che cerchi soltanto qualche guarigione, qualche miracolo, o che cacci i demoni, cerca anche quello, ma soprattutto vuole ascoltare la sua parola. Cioè, passano ore e ore a ascoltare quello che Gesù insegna, per ascoltare il Vangelo. E perché lo fanno? Perché Gesù dice parole di vita eterna, dice parole che danno il senso alla vita. Allora, quando noi diciamo queste parole che riscaldano il cuore, illuminano la mente, ti fanno capire la bellezza e la grandezza della vita, la gente ascolta volentieri. Mi ricordo, cari amici, una volta, quando studiavo la storia della Chiesa, avevo letto un brano della conversione delle tribù tedesche. Come sapete, dopo che è caduto l'impero romano, ci fu lo sforzo della Chiesa per convertire i barbari, ma i più duri di tutti erano i germani. Allora, la storia racconta che i capi delle tribù germaniche si sono radunati in una grande tenda per discutere se dovevano accettare il cristianesimo oppure no, se dovevano ascoltare i missionari che avevano inviato Roma, oppure se ascoltare invece i sacerdoti degli dei pagani. In quel momento nella tenda è entrato da una fessura un uccello, ha attraversato tutta la tenda e è uscito fuori dall'altra parte. Allora il capo della dieta, si chiama dieta tedesca, no? Di questa riunione ha detto: vedete, la nostra vita è come un volo d'uccello. Entriamo nel mondo, facciamo un piccolo volo e poi usciamo. È una vita passeggera. Ma adesso abbiamo qui delle persone che ci assicurano che dopo questa vita c'è l'eternità. E perché non dobbiamo ascoltarle? Ed è così, è annunciando l'eternità che l'impero romano si è convertito, che i barbari sono convertiti, cioè ascoltando la parola di Gesù, perché lui solo ha parole di vita eterna. E dopo, diciamo così, dopo che la gente è arrivata, il Vangelo dice che Gesù lasciò gli apostoli e ricominciò a predicare, perché aveva compassione della gente, perché erano come pecore senza pastore. Allora, cari amici, io mi riporto al giorno d'oggi.
è la medesima situazione, cioè il mondo è allo sbando, fra l'altro ha perso la fede in Dio, la fede nell'eternità, la fede nell'anima. La gente è come pecore senza pastore, ma non trova, trova poca gente, trova poche voci che annuncino il Vangelo, che annuncino la vita eterna, che annuncino la risurrezione dei morti, che annuncino un futuro di pace e di gioia. Questo tocca a noi farlo, tocca a noi sacerdoti, tocca alla Chiesa, tocca a chi laici, e per quello che la Madonna ci dice, dovete essere nel mondo i testimoni della speranza. Solo il Vangelo ha parole di vita eterna. Le parole degli uomini sono come le foglie secche, che il vento arriva e le fa volare via. Oggi ci sono, domani non ci sono. Pensate quanti mucchi di parole attraverso i mass media ci arrivano addosso. E sono tutte parole vuote, che non dicono nulla sul senso della vita. Ma noi cristiani abbiamo questa grazia della parola di Gesù che annuncia la vita eterna. Facciamoci noi illuminare e portiamolo anche gli altri. Siamo anche noi evangelizzatori. In questo tempo di tenebre, come ha detto la Madonna, dovete essere delle piccole luci che illuminano il mondo e il cammino dell'umanità. E con questo, cari amici, abbiamo terminato il nostro piccolo pensiero. Terminiamo con la benedizione del Signore per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre sia lodato, Regina della Pace, prega per noi e buona settimana a tutti.